Hola sui family and welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo vlogmas. Ebbene sì, manca veramente pochissimo al giorno di Natale, all'incirca 20 giorni, cioè quasi 3 settimane. E anche se vi ho già portato dei contenuti comunque natalizi, dei video haul, dei video comunque tematizzati a Natale, eccetera, e anche la mia sigla è già cambiata dal 1° dicembre, manca ancora qualcosa, manca l'essenza, me lo sento che manca qualcosa, perché non ho ancora addobbato la mia playroom. Ebbene sì, perché il mio sfondo, la stanza dove faccio i miei esperimenti, i miei progetti, dove colleziono le mie lore, eccetera, non l'ho ancora addobbata, non è ancora diventata natalizia. E quindi io l'ho già trasformata, difatti oggi mi vedete qua su questo sfondo bianco perché non voglio spoilerarvi nulla, ma semplicemente se aspettate dopo la sigla, vi faccio vedere tutto, tutto, tutto. Benvenuti nel Room Tour Christmas Edition della mia Playroom. Sigla! The jingle bell, that's the jingle bell rock. Merry Christmas! Ed eccoci qua, Sweet Family, finalmente a vedere dettaglio per dettaglio tutte le decorazioni che caratterizzano la mia playroom. E parto come sempre dall'armadiettino, questo qua che di solito ospita le mie pearl surprise, le bigger, la big surprise, i pets e le little sister. Che allora, innanzitutto ho voluto addobbare ogni con le palle grandi, comunque quelle edizioni speciali delle LOL, ognuna con il cappello, gli occhiali da Babbo Natale, la renna con il cappellino da Babbo Natale e la Big Surprise con gli occhiali da renna di Primark. Poi ho messo questa stella luminosa di Lidl che ho comprato l'anno scorso. Poi ovviamente qua, beh, ci sono tutte le mie little sister, i miei pets. Poi ho messo questa striscia fantastica con su scritto Merry Christmas. E alla chiave, perché questo armadietto qua ha le chiavi, ho voluto mettere questo Do It Yourself di Tiger fatto con i bottoni. Poi ci teletrasportiamo sempre più su e qui ho messo un festone con tutti i personaggi natalizi di Tiger. Guardate che bello che è. Gli ho fatto fare le onde e questi qua vanno ad incastro, cioè ho dovuto incastrarli tutti io, veramente una fatica pazzesca. E ovviamente questa qua è la parete di tutti i disegni che magari mi consegnerete più avanti nel tempo, eccetera. Questa qua la voglio adibire a diciamo disegni dei fan. E vicino ai vostri disegni ho messo la pallina natalizia con l'unicorno di Tiger che si illumina a intermittenza. E poi vabbè, ci sono tutti i vostri fantastici disegni e vi devo ancora ringraziare un sacco. Poi passiamo alla casa glitter, perché questa qua è la casa glitter delle nostre LOL Surprise. E in questa casa ho voluto mettere, vabbè, un po' di gommine. Queste qua sono le gommine di Feltrinelli. Questo qua è tipo una marionetta da dito, sì, di Tiger. Sempre tema natalizi. E ho addobbato anche questa casa, già che c'ero, vabbè, ovviamente ci stava. Poi qua, vabbè, ho messo un tag, sono quelli che si appendono ai pacchi, giusto per fare un po' di decoration anche sull'armadietto, però appena tiro fuori tutti gli scatoloni degli addobbi natalizi, sicuramente la finisco e ci metto qualcos'altro. Poi qua c'è il mio calendario dell'avvento luminoso, ovvero queste qua sono delle mollettine che vendono da Tiger, tutte numerate, che sarebbero proprio calendario dell'avvento con gli alberelli, le stelline, i cuoricini. E li ho attaccati a questa fila luminosa, che praticamente è una fila, penso, di Primark, che va a batterie. E lì in basso ci sono varie scatole che contengono altri addobbi e poi la torta biglietto d'auguri pop-up di Tiger sempre.
Poi, questo qua è un tavolino nuovo, ma lo scoprirete nel prossimo video natalizio. L'ho comprato da IKEA e mi verrà più comodo per fare certi tipi di video, quindi ecco, topissimo. Ho voluto addobbare anche lui, ho messo queste catenelle che fanno parte del kit per scrivania di Tiger, questo kit, e all'interno c'erano delle catenelle da comporre e le ho volute mettere qua sul mio tavolone perché comunque i colori non mi fanno proprio impazzire e vabbè, l'unico posto dove ci stavano bene era il tavolo. Poi, anche se non c'entra nulla con gli addobbi natalizi, vi faccio vedere dove ho posizionato tutto il resto degli addobbi che utilizzo durante l'anno. Là lo scatolone degli unicorni gonfiabili. Il mio Minions gigante l'ho fatto sedere sul puff col tulle. Poi qua vai, ci sono tutte le scatole dove all'interno ci sono un sacco di giocattoli che mi mandano le aziende da recensire. I miei squishy, che non vedo l'ora di collezionarne tantissimi per poi fare una piscina gigante, immergervi insieme a voi magari quando raggiungiamo qualche traguardo. Ebbene sì, alcuni di voi hanno visto le Blind, le nuove Lore Surprise natalizie che apriremo le prossime settimane. Due Underwaps, vabbè, serie 4 Wave 2, che ovviamente speriamo, incrociamo le dita che ci sia dentro il nostro Scryball. Poi vabbè, sempre decorativi sono i panettoncini delle Lole di Miraculous Ladybug. Poi qua mi facevano Natale, non so che dirvi, anche se secondo me non c'entrano nulla, ho posizionato due palline, quelle di tipo di Bottega Verde, che all'interno avevano dei prodottini per il corpo. Poi finestra di legno che dà sulla strada. Salutate, ciao! Guardiamo se c'è nessuno. È notte fonda, veramente sono tipo mezzanotte o l'una e mezza, adesso non lo so. Ho perso la cognizione del tempo intanto che stavo addobbando. Ho voluto attaccare tutti i piccoli pezzettini di, diciamo, polistirolo. Erano tipo all'interno di una scatola della collaborazione. E ho detto, perché non attaccarli alla finestra tipo neve? Poi vabbè, lì ci sono dei festoni di Tiger che riprendono i personaggini natalizi. E ho detto, perché non utilizzarli e far tipo neve che scende? Ho guardato anche giù dalla finestra, là proprio dove c'è quel marciapiede là, e fanno veramente un bel effetto. Veramente lo adoro un sacco. Fa molto Natale. Poi qua c'è tutta un'altra serie di scatoloni dove praticamente ci inserisco tutte le varie collaborazioni. Qua ci sono i miei due calendari dell'avvento delle LOL Surprise. Palloncino delle LOL che l'ho messo lì comunque perché vabbè, ma mi piace un sacco, quindi se si vede è meglio. Poi qua c'è la nostra casetta LOL Surprise Playmobil, quella per adesso che ci sono all'interno, la nostra Funky e Punk Boy che sta cucinando e ovviamente in qualche prossimo video sicuramente la addobberemo insieme perché ce l'ho già in programma. Qua ho già preparato gli alberelli che devo inserire nella casa e penso tipo di inserire questo che è più piccolo ed è quello comunque che sta meglio, vabbè, il logo del mio canale che mi ha disegnato là. Trillone 87 che le mando un super bacio, mi raccomando, non dimenticatevi di passare dal suo canale YouTube. Ed eccoci finalmente alla mia scrivania. Allora, qua ci sono tutte le mie lolline, tipo lei ho voluto mettere il cappellino che c'era sempre nel kit da scrivania natalizio di Tiger. Poi qua c'è la lollina che ho customizzato con la Softimel Mito Slime, la lollina che mi ha customizzato e mi ha regalato la Trillona 87 che io veramente ringrazio un sacco e veramente andatevi a iscrivervi al suo canale YouTube perché fa delle customizzazioni pazzesche. Qua c'è il nostro lollino fake che la nostra rocker si è innamorata e prossimamente nelle prossime LOL Story sicuramente ve lo faccio. Li facciamo incontrare, li facciamo conoscere. Il mio lollino customizzato, cioè ecco. Ciao, Sir Family! Io sono Lon Swirl. Poi lì ci sono delle lucine natalizie che ho preso l'anno scorso da Primark e non le ho mai utilizzate perché l'anno scorso io non avevo una postazione vera e propria, registravo ancora i video giù nella mia cameretta. Poi qua c'è un albero gonfiabile con su scritto Merry Christmas che ho acquistato su AliExpress a tipo 20 centesimi, mi sembra, cioè veramente costava pochissimo ed è perfetto comunque per decorare le postazioni YouTube. Poi qua, comunque ci sono tutte le mie lolline, mie lolline, mie lolline, che presto vi farò un'altra collezione, tutta la mia collezione aggiornata perché ne sono arrivate tante altre. Qua attaccato c'è un ho 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 ho! Che è praticamente la freccettina che ho trovato sempre nel kit da scrivania di Tiger.
Tiger. Qua c'è la lollina dell'avvento che sta aspettando i prossimi outfit. E qua finalmente ci teletrasportiamo. Anzi, vi faccio vedere là in alto. Prima di farvi vedere la mia scrivania, cioè sotto lì dove comunque lavoro solitamente, vi faccio vedere cosa ho voluto appendere su tutto, su tutte le travi qua di legno. Sono tutte palline gonfiabili che secondo me si sgonfiano molto facilmente, di Tiger. Sono bellissime anche per l'albero. Se avete un albero in camera, sono molto belle queste, piuttosto che le classiche palline rosse. Comunque fanno molta molta decorazione e mi sembrava carino. Guardate l'effetto comunque che fanno in lontananza, poi le vedrete sicuramente nei prossimi video se si vedono, penso che si vede qualcosina. Poi qua erano dei festoni attaccati con tipo il filo, si potevano appendere eccetera, però ho pensato bene tipo di staccarli tutti dal loro filo e attaccarli così come se fossero tanti Babbi Natale e alberelli che mi guardano mentre registro, mentre insomma faccio tutte le mie cosine. Poi sotto stesso tematizzazione, si ripete, guardate, con le stesse palline che ho appeso sopra, però ci sono delle palline di troppo e guardate, sono le palline delle Lore Surprise che ho trovato tipo a Laoshan, con all'interno tutti i cioccolatini, sono bellissime e dopo queste qua sicuramente le voglio trasferire sull'albero, quello comunque familiare, che vedrete il video l'8 dicembre, cioè andremo a decorare l'albero insieme. E qua me ne se n'è staccata una purtroppo perché era un po' troppo pesante, lo scotch era un po' troppo piccolino, il pezzettino, e di conseguenza devo riattaccarla più tardi. Poi qua, vabbè, la nostra collezione LOL va avanti con tutte le confetti pop. Qua ho voluto attaccare un candy cane, che sono le classiche tipiche caramelle americane lunghe che di solito si appendono anche all'albero di Natale, e questo qua fa veramente molto sfondo natalizio. Poi qua c'è una scritta Merry Christmas col Babbo Natalino, sempre di Tiger, del kit da scrivania. E qua c'è, cioè, vabbè, la mia PlayStation. I cioccolatini che trovate all'interno delle palline delle LOL sono veramente bellissimi, guardate che carini che sono. Li metto qui perché ogni tanto quando sono di sopra che sto lavorando, sto editando eccetera, mi viene voglia di cioccolato e allora me lo mangio. Qua c'è un Babbo Natalone gigante, gonfiabile, sempre preso su AliExpress, le palline. E poi qua c'è la mia postazione cartopazza. Qua ci sono Back Desk, ovvero la scrivania migliore di tutte, ed è sempre del kit da scrivania di Tiger. E qua ci sono tutte le mie cosine, comunque quelle per scrivere, per disegnare, eccetera. Dei washi tape, la penna che mi ha regalato Alice, che saluto ancora tantissimo e ringrazio un sacco. Il Babbo Natalino a pennarello, che poi trasferirò quando addobberemo la casa delle LOL. L'alberello, questo qua sarebbe tipo un albero montabile di Tiger, tipo una cartolina d'auguri, gli adesivi che userò per fare i pacchi e tante altre cose. E infine, ovviamente, a Natale fa freddo, si presume ci sia la neve, o speriamo, perché io voglio la neve, non può mancare Elsa di Frozen, perché io la adoro, proprio la mia musa ispiratrice. E anche questo qua è un palloncino che ho comprato su AliExpress, sempre a 10 centesimi, questo qua addirittura ancora meno degli altri. E rieccoci qua, Sweet Family, finalmente con il mio sfondo addobbato a Natale. Io spero che questo video, che questo room tour vi sia piaciuto, perché se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, attivando sempre la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati su ogni mio video e novità. Inoltre adesso c'è anche la community e oltre alla community sul mio canale sono approdate anche le stories, quindi sarò ancora più in contatto con voi e non vedo l'ora di riempirvi questo in queste feste di stories, di insomma di tutto e di più. Preparatevi, anche perché vedo che le apprezzate parecchio commentandomele eccetera. Quindi niente, inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, perché adesso arriva Natale e comunque li riempirò di foto natalizie, quindi Instagram, Facebook, la mia pagina Facebook e il mio profilo TikTok, e finalmente siamo arrivati a 15.000. E quindi niente, io per adesso vi mando un super bacio natalizio a tutti e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video. Ciao.